giornata e ben ritrovati su TRS Radio. Noi raccontiamo notizie, ma raccontiamo curiosità e raccontiamo soprattutto di un mondo che ben ci viene incontro quando dobbiamo fare dei regali, ma non solo. Si parla quest'oggi della festa della mamma e lo facciamo con un brand che nasce in Inghilterra nel 1995, un brand etico ma anche innovativo. Lo abbiamo già conosciuto e quindi per me è un piacere riavere qui con noi la Lush Italia e in particolare Beatrice. Ciao Beatrice, come stai? Ciao a tutti, tutto bene? Tutto bene, vai? Tutto bene, mamma mia, cioè, è passato un po' di tempo da quando ci siamo visti l'ultima volta, insomma, ci vediamo con la mascherina perché questa pandemia ha cambiato un po' tutto, però devo dire la verità, non ha cambiato quella che è la voglia di prendersi cura di se stessi e quindi venire nel mondo Lush, giusto? Esatto, forse è aumentata la voglia un po' di star bene con se stessi e anche rendere felici i propri cari. E infatti la festa della mamma capita proprio a fagiolo. Capita proprio a fagiolo, tra l'altro vedo che insomma sei in negozio, è un negozio di via Garibaldi a Torino e quindi è un negozio aperto anche al pubblico, lo diciamo perché insomma si è ritornati un po' nella normalità, mantenendo sempre le distanze, mantenendo sempre la mascherina, ma si può andare a acquistare in negozio. Allora Beatrice, iniziamo a fare un viaggio all'interno della festa della mamma, no? Esatto. La mamma è sempre la mamma, si dice, e la mamma penso che sia una figura femminile che ben ci sta con i fiori e forse con i frutti. Sì, assolutamente. E infatti vi faccio vedere anche l'angolo che abbiamo allestito qui. Wow, che bello! Esatto, con tutta l'edizione della festa della mamma proprio. In modo che possiamo proprio coccolarla, in realtà noi vogliamo regalarle del tempo di qualità. Perché magari il tempo si trova, però di qualità, insomma, ci sta molto molto a cuore. Esatto, allora noi intanto andiamo anche a raccontare per chi non ha ancora la possibilità di vedere poi il video che realizziamo, che verrà messo sul canale YouTube di TRS Radio, dicevo, insomma, abbiamo modo di raccontare quello che viene così pensato per la festa della mamma. Intanto devo dire, Beatrice, che tutti i prodotti sono sempre prodotti freschi e anzi hanno anche una scadenza che viene ogni volta, vero, segnalata? Esattamente, noi la segnaliamo proprio perché facciamo prodotti in piccole quantità per mantenerli sempre molto freschi e buonissimi e laddove possibile sono tutti autoconservanti, quindi non abbiamo conservante sintetico aggiunto e questo ovviamente è un plus del nostro negozio e profumano tantissimo, anche sotto la mascherina devo dire che non ha tolto tanto, ecco. Poi il bello dei vostri prodotti che sono anche molto colorati, quindi l'occhio vuole anche la sua parte oltre all'olfatto e quindi come sempre i cinque sensi vengono messi in gioco sempre quotidianamente con la Lush. Senti Beatrice, allora per la festa della mamma che cos'è secondo te che può essere così piacevole regalare? Beh, sicuramente se è dotata di vasca, sicuramente tutte le nostre coloratissime bombe da bagno, che vedete qua, se, per chi può vedere il video, una selezione di quattro prodotti. Una ha dei colori meravigliosi, quelli del tramonto, e si chiama Rose Gold, eccola qua, wow. E con queste striature dorate è un profumo veramente, veramente fiorito, è fantastica. E poi per le mamme più che amano magari gioielli, belle chic, abbiamo la madreperla. Guardate che meraviglia. Sembra proprio una perla da indossare. In questo caso invece si scioglie nel bagno, quindi avvolge con questa bellezza, no? E anche forse un po' di lucentezza. Esatto. Invece poi abbiamo anche le mamme frizzantine con la nostra Atom Heart Mother che però abbiamo finito, vedo adesso. quindi non stanno mai ferme, insomma, per le mamme che non stanno mai ferme, possiamo dire così. Esatto. Ne abbiamo vendute parecchie. Beh, questa è una bella cosa, insomma, una bella iniziativa. Tra l'altro, Beatrice, insomma, tu dicevi per chi ha una vasca da bagno, ma è per chi avesse una doccia, queste bombe da bagno possono essere utilizzate ugualmente? Allora, purtroppo perché la doccia no, però abbiamo tanti prodotti doccia
cioè molto molto buoni, tra cui Mamma Mia, che è proprio uno scrub arrivato apposta per la festa della mamma, e Rosa Shocking, guardate per chi può vedere sempre, che meraviglia. Mamma mia, sembra una fragola. Esatto. Sembra di poter così prendere la fragola, spalmarcela e poi in questo modo lo scrub, lo ricordiamo, serve a purificare quella che è la nostra pelle, no? Esatto, tra l'altro è pieno di sale rosa dell'Himalaya e quindi rende la pelle stupenda, proprio luminosa, tonica. Poi è profumatissima alla vaniglia e pompelmo rosa, è pazzesco. Io volevo anche dimostrare una bomba sì, da bagno. Sì, intanto magari, esatto, racconta come fai la dimostrazione per chi ci sta seguendo. Insomma, prendiamo un catino pieno d'acqua. Esatto, prendiamo un catino pieno d'acqua, simboleggiare un pochino la vasca da bagno, per come possiamo, e la immergiamo. Ecco qua. Abbiamo adesso preso la rose gold, giusto? Rose gold, proprio lei. Tra un po' verrà fuori proprio un tramonto in una bacinella d'acqua. Vedo anche i clienti qua molto felici. E beh, sono anche curiosi, guarda, c'è il dorato che inizia già a fuoriuscire con questo rosa che sembra questo sole praticamente al tramonto che illumina il nostro cielo. Per cui quando noi siamo nella vasca da bagno, Beatrice, con questa rose gold, noi mamme, insomma, ci immaginiamo magari di essere anche sulla spiaggia, no? Perché esatto, no? Esatto, possiamo regalare proprio una fuga pur stando a casa, dato il momento. Devo dire che è un bel pensiero, un bel regalo. Che non fa mai male. E potete trovare tante bombe da bagno anche nelle confezioni, per la mamma. Ecco, allora, delle confezioni ne parliamo tra poco. Beatrice, rimani con noi, ci fermiamo un attimo e poi torniamo a parlare di confezioni e anche un po' il modo di come, diciamo così, ricevere a casa questi bellissimi regali. Rimanete con noi, questo è sempre TRS Radio, Lush Italia, per parlare di una festa, in particolare della festa della mamma. Beatrice che ci sta illustrando quelli che sono i regali da fare per la festa della mamma, ma che poi penso in qualche modo possano essere comunque e sempre utilizzati e regalati, va bene, nel limite della disponibilità, anche perché penso, Beatrice, che per ogni festa ci siano anche, diciamo così, delle chicche che quindi vanno un po' ad esaurimento, no? Credo. Bravissima, è proprio così, infatti una bomba che ho citato prima era già finita e devo dire che riscuotono sempre molto successo al di là della festività e quindi le giacenze sono molto limitate. Sì. Senti, allora, dicevamo, insomma, questi prodotti, Mamma Mia, mi viene in mente anche il film, quindi insomma queste mamme un pochettino pazzerelle che quindi ben ci sta anche con lo scrub e con le bombe da bagno, però come sempre la Lush, dicevamo, etica nei prodotti non solo ma anche nelle confezioni, perché utilizza le cose riciclate. Esatto, bravissima di nuovo, perché noi laddove possiamo riciclare ricicliamo tutto e infatti le quattro meravigliose bombe da bagno e spumanti che ho citato prima le trovate dentro questa meravigliosa mam. Bella. Che la carta, bella, la carta è tutta fiorita e meravigliosa e la carta deriva da cotone riciclato, quindi pensate. Ah, ma quindi una scatola che poi si può tenere per metterci altre cose dentro, insomma. La scatola di cartone all'interno sì, invece la carta ovviamente se si spacchetta bene resta, rimane, ve lo giuro. Ed è proprio una carta di cotone riciclato, quindi sono... Questo è bello anche con, diciamo, questi fiori, il papavero, non solo, che poi insomma sono molto piacevoli da vedere e anche in questo caso molto colorati. Mi viene quasi da dire, se riesci a riutilizzarla puoi fare anche un quadretto, no? Da appendere. Esatto. E magari profuma pure perché è rimasta avvolta dalle bombe da bagno. Profumerà per sempre. E infatti bravissima, sei proprio creativa e lo spirito lascio giusto. bene, sono una di voi, mettiamola così. Esatto. E invece questa altra confezione ci porta ad utilizzarla in un altro modo. Esatto, Happy Mother's Day infatti è avvolta da un bellissimo nose wrap. Che cos'è? È tipo un foulard fatto di plastica riciclata. Quindi viene un sembra seta al tatto.
quindi colorato, e quindi essendo tipo un foulard noi possiamo utilizzarlo come foulard, come cintura, come legarlo magari a una borsa, insomma qualsiasi cosa. La creatività diventa nostra. Assolutamente, lo decidete voi come continuare per sempre ad avere il pacco regalo. Infatti la cosa bella dei nostri pacchetti è che non è che con le docce e le vasche si esauriscono, ma hanno una vita molto 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 lunga e il pensiero dura ancora di più. Il pensiero dura di più, e anzi possiamo dire che si può rimanere più stupiti ancora di più, ecco, mettiamola così, anche nel modo in cui può venire recapitato questo regalo. Perché Beatrice, parlavamo prima di questa pandemia, ha cambiato un pochettino tutto, magari tanti non sono ancora dell'idea di uscire, no? Di andare nei negozi perché magari hanno ancora paura. La Lush viene incontro anche a queste esigenze e decide di fare un delivery, ma in modo particolare, soprattutto credo in questo caso per Torino. Esatto, un delivery etico ed ecologico, perché è un delivery in bicicletta. Ci sono dei ragazzi stupendi che collaborano con noi, proprio di Torino, un'azienda torinese. Se voi ordinate proprio dal sito, se ovviamente abitate o voi o la mamma a Torino, prima cintura, vengono recapitati in qualche ora direttamente a casa vostra senza impegno. È come un postino praticamente. Uguale. Uguale. Bene, diversamente invece chi abita fuori come può fare per avere i vostri prodotti? Chi abita fuori può o venire a trovarci, oppure può ordinare direttamente da lush.it, perché noi abbiamo poi il sito web sempre presente che consegna in tutta Italia. Allora Beatrice, io direi che in questo caso oggi ci siamo profumati ancora un po' di colori e diciamo così di regali per una festa che è importantissima, ma come tutte le feste, perché poi ogni festa deve essere ricordata per quel momento, e quindi in questo caso la mamma piuttosto che il papà, perché poi ci sono anche i prodotti per i maschietti, non vogliamo dimenticarlo, perché sennò poi ci dicono che non siamo anche troppo buone, che pensiamo solo noi stesse, invece anche i maschietti, insomma, anche loro hanno il loro da fare per tenersi belli, profumati e perfetti. Ma certo, però siamo inclusivi al massimo. Esatto, però noi parliamo oggi di donna, di femminilità. Senti Beatrice, io intanto ti ringrazio, ma tu hai già fatto il regalo per la mamma? Allora, io ne faccio tantissime. Mi sembra perché giusto. Io ci tengo proprio tantissimo e le ho regalato, lei è una bella vasca, Fortunella, io no, e quindi le ho regalato il paccone con le bombe. Bello, bello, bello. E nel frattempo, insomma, ti chiedo ancora magari di farci così vedere quello che sono i colori, i profumi del negozio Lush di Via Garibaldi. Ringrazio te Beatrice, ringrazio anche Elena, ringrazio tutta la direzione di Lush Italia, perché guardate che bellezza questa bath bomb che si è sciolta veramente in questo tramonto che mi fa venire voglia di essere al mare. E con questo Beatrice io ti ringrazio, ci ritroveremo più avanti, perché l'estate ormai è alle porte, quindi ci dovete poi dare dei suggerimenti per come mantenere la nostra pelle anche abbronzata, ma curarla prima e dopo il sole. Ne abbiamo anche sui nostri profili social, Lush Torino Garibaldi, diamo delle chicche, delle chicche per prendersi cura di noi stessi. Allora noi andiamo a seguire i social, grazie Beatrice, naturalmente saluta tutto lo staff di Via Garibaldi a Torino, ci ritroviamo presto, grazie, ciao. Grazie. Ciao, e noi eravamo collegati con Lush Garibaldi in Via Garibaldi a Torino, Lush Italia, uno dei tanti negozi del Lush Italia che trovate in Italia, quindi se siete fortunati e vivete a Torino potete fare una telefonata e i regali vi vengono recapitati anche con la bicicletta, altrimenti insomma acquistateli tramite il loro sito oppure telefonate in negozio e troverete il modo più adatto a voi per in qualche modo farvi recapitare a casa questi bellissimi prodotti. Con Lush Italia è tutto, ci ritroviamo naturalmente più avanti e come sempre grazie per essere stati in compagnia di TRS Radio.